Ben ritrovati, terza parte di Mondo Magantola. Come promesso, abbiamo questa sera ospite l'Under 12 allenata da Vincenzo Bove. Ben ritrovato, buonasera. Buonasera. Saluto anche i tuoi tre calciatori. Buonasera, tra poco tu sei altissimo, che succede? Dopo verremo a ritrovarvi, perché so che alcuni di voi sono già stati qua. Faremo anche la carrellata dei vari campionati giovanili dell'Arezzo. Tra l'altro questo weekend c'è una partita importante per l'Under 17, sì, che si gioca tutto dopo la bella vittoria di Viterbo. È la partita che poi seguiremo in cronaca domenica. Allora, Vincenzo, sì, rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, come è andato avanti questo tuo lavoro? Sei soddisfatto? Ormai la stagione, insomma, volge al termine. Sì, dai, diciamo di sì. È una buona annata, i ragazzi sono migliorati tanto. Fatto sta che questo miglioramento si vede anche nel campo, perché siamo andati a partecipare nella seconda parte della stagione con squadre un pochino più attrezzate rispetto alla prima parte. Quindi è segno che i bambini sono, nonostante l'età inferiore, sono migliorati tanto e in alcune partite mi sto anche divertendo. Effettivamente vediamo il lavoro che facciamo durante la settimana. In questo gruppo da quanti calciatori è composto? Fortunatamente è da 18, quindi non ho nessun problema di pensare di tenermi fuori qualcuno, perché è un campionato a 9, quindi adotto un sistema dove dovrebbe essere la base del settore giovanile, dove giocano 9, poi escono i 9, giocano i 9, tutti, giocano che tutti. È quello poi che deve è succedere. È una cosa che poi anche il bello del terzo tempo, perché sono divise in tre frazioni la partita, no? Primo tempo, secondo tempo e il terzo tempo. E anche lì c'è una base dove giocano 10 minuti per uno e si devono comunque avere tutti il pari tempo per giocarsela, insomma, per giocare. E questo è una cosa che non mi crea problemi, non mi dà pensieri, perché quando c'hai le squadre più grandi devi tenere fuori i ragazzi e dispiace, insomma, tanto. Però immagino non sia facile. Non è facile, anche perché dispiace, vorresti farli giocare tutti, però alla base devi sempre giocare un telaio della squadra, ecco, questo che sto già incominciando a farglielo capire anche a loro, che è giusto che l'idea e il rispetto per l'allenatore ci deve essere. Certo, poi insomma attraverso l'impegno, attraverso sì, le qualità, normale, poi ognuno... C'è varie componenti, sì, no? Su un allenatore che fa le scelte, ora non si parla di quest'età. Certo, più avanti. Però più avanti ci sono tante cose. La cosa di cui sei più contento di questa stagione? Ma sinceramente di tutto, perché l'ho presi, sinceramente erano in difficoltà. Poi ti dico la verità, ho fatto delle schede iniziali all'Arezzo Calcio... A metà l'ho rifatte e ho dovuto correggere le prime, quindi c'è una valutazione molto molto diversa rispetto alla prima parte. Quindi è la cosa che mi fa piacere, perché poi nel lavoro che fai, che ti pensi, che pensi durante la settimana, lo proponi al ragazzo e vedi che poi ci sono i miglioramenti dentro di te, nasce una scintilla, allora dice questo lavoro che faccio è importante, è giusto, è equilibrato per l'età, insomma, ecco. Sono esperimenti che fanno. Certo. Tra l'altro in questi campionati i due tempi sono preceduti, no, dalla prova di abilità, sì, che sì, è una cosa, ecco, l'abbiamo vista quando abbiamo fatto... Come si chiamano, ragazzi? Shootout. L'abbiamo visti quando io me l'immaginavo più, l'ho visti con l'Under 13, sì, me l'immaginavo un po' diverso, pensavo che non fossero così simultanei, no, cioè da una parte e dall'altra insieme, quindi o guardi uno o guardi l'altro. No, lì ci sono. Quindi anche televisivamente è stato difficilissimo da capire. Ci sono anche delle dispute, quindi devi stare attento ai gol, perché poi dopo alla fine questi gol fatti in questi giochini vengono a toccare il risultato. Eh sì, quindi, perché vale un punto alla fine. Vale un punto, quindi devi contarli. È una prova tecnica bellina da fare, che la fanno. Ma è più, secondo te, più ludica, cioè per farli un po' divertire? Sì, certo. è un gioco a confronto, si chiamano. Si chiamano gioco a confronto, dove si confrontano con una finta l'uno contro uno col portiere. Iniziale la federazione, che giustamente prima di una partita vuol vedere un gioco a confronto dei bambini. E se non sbaglio, adesso non dico, con la Tusca che avete vinto voi la prova di abilità, sì, giusto? Raccontaci un po'. Si è vinto
11 suggerire. No, certo è difficile contarli perché... No, sì, credo. 12 a 9. Siete d'accordo? Sì, non c'era. Lui non c'era, quindi è d'accordo. Allora, ti divertono questi shootout? Sì. Che cosa ti piace di più? Scartare il portiere. Scartare. Ci riesci? Sì, certe volte. Certe volte. Raccontaci un po' il tuo campionato, come è andato? Bene. C'è qualche partita che ti ha più, diciamo, che te la ricordi? Sì, contro il Bibbiena quando ho segnato il gol della vittoria 1-0. Oh, raccontacelo un po' allora questa volta. Cross dalla destra, tutti la lisciano, io di sinistra. Tutti la lisciano. Tra tutti. Tutti meno. E poi? E se arriva al secondo palo, tiro di sinistra e segno. Tiro di sinistra? Tu sei un sinistro? No, sono di destra. Quindi allora è ancora più difficile. Sì. Ma il mister con questi sinistri come va? Ce le fai allenare o...? No, devono, sì, i giochi, cioè le esercitazioni tecniche che si fanno iniziali devono comunque sempre... Iniziamo da una parte e poi invertiamo il giro, quindi devono per forza adoperare entrambi i piedi. Quindi sì, insomma... si devono abituare, certo, sennò diventa il giro palla famoso da dietro, devono essere bravi a stoppare con il sinistro e a farla uscire con il destro. Viceversa, se la palla viene da sinistra, destro e sinistro. Quindi devono imparare a fare queste cose. Il tuo sinistro, come ti piace? Buon livello? Sì. Sì? Sono ambidestro. No, dopo ci spieghi, non sei contento del tuo sinistro? Sono ambidestro. Tu sei ambidestro, beh, certo. Vai in questo scacchiere a 9, tu dove giochi? Terzino sinistro. Quindi scendi ogni tanto sulla fascia, sì? Fai cross. E gli piace anche. Gli piace? Sì. È proprio la tua posizione. Sì. Una bella forza. Ti piace proprio quella? Sì. Ma c'è un giocatore famoso che ti piace? Marcello. Quindi ti ispiri, diciamo, sì, a lui. Ho capito. E vorresti fare il calciatore da grande? Sì. O? Dove ti accontenteresti di arrivare? Va bene qualunque. Sì. Anche l'Arezzo? Sì. Sì? Lo viene a vedere? Sì. Andate in campo a volte, vi capita? Sì. Per le palle... Mi raccomando. Dai ragazzi, su che siete timidi, sempre sì. Ci vado in campo. Ecco, c'è infine una in questa partita con la Tuscar, com'è andata? 2-2 è finita, poi 2-1. Solo col pareggio vale lo shutout. Ok. E come è andata quindi? Si è perso 2-1. La Tuscar è forte? Insomma. Non ci aspettiamo. Più o meno. Va bene, grazie, ti chiami? Diego Versari. Allora, tu intanto dove giochi tu? Punta. Punta, quanti gol hai fatto? Se ti ricordi, eh? No. Perché ridi? Non me lo ricordo. Non te lo ricordo, ma comunque, qualche gol, diciamo. Sì. Mister. È un grande bomber. È un grande bomber. Sì, ci va, gli piace. Li fa anche di testa, è importante. Sì. Senti, là invece per te la partita da ricordare qual è? Se c'è, perché tante ce ne sono. Ma sei soddisfatto del campionato? Sì. Quindi siete cresciuti. Il mister diceva, insomma, rispetto all'inizio, sì. Cioè, in cosa secondo te siete di più migliorati? Tecnica, possesso palla e tante altre cose. Vi piace giocare la palla, insomma, farla girare? Quello che chiede, insomma, tu sei un po' scontento. No, però c'è qualcuno che va da solo e qualcuno che la passa. Ecco, qualcuno va da solo e qualcuno la passa. Ognuno ha il suo, diciamo, però il suo ruolo. Si dovrebbe tutti un po' fare. Hai capito, mister? Sì, ha ragione. C'è ancora un po' di individualità, va bene. Vabbè, perché piace tenere parte. La palla, no? No. A te no? Cioè tu proprio sei lì. Fa parte dell'età. Anche quello giochi tu? Esterno destro. Esterno destro. Quindi tu, appena ti arriva, a te piace darla? No. Però sono uno che la dà, non è che la tiene tanto. Ecco, perché il gioco deve fluire, insomma. I passaggi ti arrivano come attaccante? Sì. Sono bravi i tuoi compagni, insomma. Sì. Ecco. Fantastico. Tu invece sentivo prima che col sinistro c'è qualche problema. Vorrei avere due destri. Due destri. E proprio una cosa che non ti viene. Vabbè, d'altronde se giochi nella fascia, diciamo... Giochi col tuo piede prevalentemente. Sì. Perché gioco esterno destro dove. Ah, quindi la destra. Quindi è mister, come possiamo fare? No, lui gioca piede invertito, ma è giusto così. Io. Deve imparare, no, in piano, ma poi non è vero, ora sono un po'. Cioè, c'è qualcuno che ancora sul sinistro effettivamente ci hanno da lavorare, poi.
Ragazzi, il piede forte va lasciato stare. Il piede forte, se vogliono giocare col piede forte, devono, però, devono giocare col piede forte. Infatti, di giocare col piede forte. Piede debole, se c'è da fare uno sbaglio, però l'importante è che il piede debole, certe volte, quando sei in aria, devi comunque adoperarlo, perché basta un niente, va dentro, capito? E quindi gli devi dare questi piccoli accorgimenti che poi alla fine, certamente c'è chi sarà più bravo, chi meno bravo. Certo. Però... Il mister ti piace? Sì, sì. Sì? È bravo? E io... No, li faccio più giocare. Devono giocare tutti, abbiamo detto prima. Sì, scherzo. Allora, ti piace? Sì, sì. Come riesci a caricarvi? Ci dice alcune volte delle frasi che usava anche... Sì. Si possono dire? Sì. No. Che frasi sono? Una carica particolare? Dei motti. Dei motti. Per darvi. Invece voi quando vincete come festeggiate? Si urla e si fa i cori. I cori degli spogliatoi, sì. Durante la doccia? Eh? Sì. Sì? Sì. Ok. Ce n'è uno particolare che... Lo dico? Qual è? Se si può dire. Che dall'anno scorso, che io non c'ero l'anno scorso, che una mattina ci siamo svegliati. Sì. E siamo andati nelle strade, ci chiedevano chi noi siamo, per tre volte, e poi siamo l'Arezzo a uno. Siamo l'Arezzo a uno, ho capito. Però e questo è diventato un po' il vostro... Ali. No! Bene, queste discussioni interne sono sempre così? Sì? Sì. Ti ho portato i più vivaci. Ma il campionato adesso prosegue, è finito? Sì, ancora abbiamo una partita contro l'Academy e poi il campionato mi sembra finito. Abbiamo da recuperare con la Bibbianese, la Castiglionese, però non credo di recuperarle, anche perché non c'è arbitro, non c'è classifica. Ora saremo tanto, certo, siamo tartassati di tornei che molto probabilmente non ne farete tanti, mi sa. Sì, sì, c'è da fare un torneo a Preventianti, poi dobbiamo andare ora domenica, abbiamo una festa provinciale a Foiano dove ci confrontiamo con due belle realtà, il Foiano e l'Academy, dove lì c'è la possibilità di accedere alle finali addirittura regionali, che andremo a Badia San Salvatore. Quindi poi abbiamo un torneo internazionale a Prato, ci abbiamo da fare, dove lì incontreremo anche squadre europee. Bellino. Questo quando? A fine maggio dovrebbe essere. Poi abbiamo la rete lì all'Olmo Ponte, dove c'è quel torneo internazionale che fanno anche loro. Comunque abbiamo parecchi impegni, quindi sarà una carrellata di quindi ancora fine. Avete da fare. È abbastanza. Sì. Beh. Allora, diamo un'occhiata anche agli altri campionati. Cominciamo con la Berretti, dove riposava l'Arezzo. Credo che possiamo vedere gli altri risultati. Ormai l'Arezzo che aspetta di fare i playoff. Albissola batte Como 3-2, Arzachena Entella 0-1, Olbia batte Siena 3-0, Pistoiese Lucchese 0-2, Pontedera Carrarese 1-4, Torino e Pisa 2-2. Per questa classifica in testa il Torino, anche se è fuori classifica a 67, quindi l'Entella sarebbe primo a 53, l'Arezzo a 41, Olbia a 40, quindi ancora non c'è la certezza, diciamo, del secondo posto. Carrarese 35, Albissola 34, Siena 32, Lucchese 26, Pontedera 25, Cuneo Pisa 24, Pistoiese 22, Arzachena 11. Passiamo all'Under 17, dove avevamo qui proprio tre ragazzi della volta scorsa e hanno mantenuto la promessa, sono riusciti a vincere lo scontro diretto in casa della Viterbese per 1-0, gol di Steccato. E vediamo allora il quadro da campionando: Lucchese batte Rieti 3-2, Olbia Pistoiese 1-2, Pisa Pontedera 0-1, Siena 0, Carrarese 2 e la vittoria dell'Arezzo. In testa quindi rimane il Pontedera 43, Siena, Pistoiese e Arezzo 33, e questo è un gran risultato considerando che il Siena aveva vinto proprio ad Arezzo nettamente. Adesso sono tutti a pari punti. Poi Viterbese 31, Carrarese 27, Lucchese 23, Rieti 21, Olbia 20, Pisa 18, Arzachena 8, e domenica l'Olmo Ponte si gioca con la Lucchese. Questa è la partita importantissima, Vincenzo, perché davvero è a portata di mano a questo punto. È vero, sì. Vediamo l'Under 15, stesso avversario, stavo qui, è finita 2-2 con gol di Artini e Bonavita. Olbia Pistoiese 1-1, stesso risultato tra Pisa e Pontedera, Lucchese 0, Rieti 1, Siena Carrarese 3-1. Pontedera 45, Viterbese 44,
Pisa 37, Pistoiese 35, Siena 32, Arezzo 29, Carrarese 25, Rieti 17, Lucchese 14, Olbia 13, Arzachena 6. In mezzo c'è anche l'Under 16 che non la vediamo, che è stata sconfitta 1-0 in casa del Fano. Facciamo solo un'ultima parentesi sul calcio femminile, dove c'è stato un recupero. Qui si torna in campo il 21 di aprile per l'Arezzo Calcio Femminile in Serie B. C'è uno scontro diretto, anche questo fondamentale per le speranze salvezza, contro il Genoa. Nel frattempo, nel recupero, il Cittadella ha vinto 1-0 in casa delle Milan Ladies. Andiamo direttamente alla classifica, dove possiamo vedere, ecco, la situazione. L'Arezzo deve assolutamente evitare quel penultimo posto, e vincendo col Genoa lo aggancerebbe a 14, quindi rientrerebbe nella zona play-out, che almeno dà qualche speranza. Io ringrazio molto, vi faccio in bocca al lupo allora per questi tornei, anche grazie. Internazionali. Grazie a Vincenzo Bove, ci vediamo la prossima settimana.